Esercizio numero 4, conduzione termica, legge di Fourier. Maria ha comprato 1 chilo di gelato artigianale contenuto in una confezione di plastica rigida, diciamo di polistirolo, a forma di parallelepipedo di dimensioni 25,5 cm e spessore 4 mm. La temperatura del banco freezer dei gelati è meno 20 gradi centigradi, mentre la temperatura dell'ambiente esterno è 25 gradi centigradi. Il calore necessario per sciogliere il gelato e portarlo alla temperatura dell'ambiente esterno è di 103 kcal. Quanto tempo ci vuole affinché il gelato si porti alla temperatura dell'ambiente esterno? 9 ore e mezza circa. Fate stop e provate a risolverlo da soli, poi guardate lo svolgimento. Questo è lo svolgimento, il contenitore di polistirolo che contiene il gelato, di dimensioni 25,5 cm. Il calore passa da fuori a dentro perché c'è un gradiente termico, infatti fuori ci sono 25 gradi centigradi, dentro o meno 20, perciò il gradiente termico è di 45 gradi. Infatti, se questa è l'asse delle temperature, qui c'è lo 0 centigrado, abbiamo meno 20 la temperatura del gelato all'interno del contenitore e più 25 gradi centigradi la temperatura esterna. La differenza tra questi due valori è 45 gradi. Infatti dobbiamo fare 25 meno 20, quindi 45 gradi. Questo calore che passa da fuori a dentro, o dalla zona calda alla zona fredda, impiega un certo tempo. È la legge della conduzione termica di Fourier. Qui abbiamo quanto calore passa ogni dato tempo delta T, qui c'è il gradiente termico e qua ci sono le caratteristiche fisiche della parete, non del gelato, ma del contenitore, perché il contenitore si comporta come una parete attraverso la quale passa questo calore, quindi è una parete fatta di polistirolo, perciò dobbiamo cercare il coefficiente di conduzione termica, conducibilità termica del polistirolo. Lo andiamo quindi a cercare qua, tra i coefficienti di conducibilità termica, il polistirolo è poliuretano espanso, 0024 watt su metro Kelvin. Ricordiamo che K è il simbolo usato per la conducibilità termica, per noi è lambda. Quindi andiamo a sostituire 0024 watt su metro Kelvin. Ecco qua lambda, riportato qua il valore. Poi S e D sono, D è lo spessore della parete e S è l'area della parete. Lo spessore sappiamo già che è 4 mm, cioè 0,4 cm. La parete in realtà non è una, ma sono 6, perché un parallelepipedo ha 6 facce. Se noi lo apriamo, questo parallelepipedo appare di questa forma con 6 facce, di cui 4 hanno l'area di 100 cm quadrati e le due facce laterali hanno l'area di 25 cm quadrati. Infatti queste 4 facce sono queste 4 qui che hanno dimensioni 20 per 5 cm, quindi 100 cm quadrati, invece le due facce da 25 cm quadrati sono questa e quella che sta su quest'altro lato, 5 per 5, 25 cm quadrati. Quindi non è una parete, sono 6 pareti, tutte di spessore 4 mm, 6 pareti per un totale di 4 volte 100 più 2 volte 25 centimetri quadrati, quindi 450 centimetri quadrati. Questa è l'area delle pareti. Dunque, abbiamo scritto la legge di Fourier, ricaviamo la formula inversa per trovare il tempo, perché la domanda è quanto tempo impiega il calore a passare attraverso queste 6 pareti. Il tempo con la formula inversa è questa formula qui. Infatti delta T va qua su a destra, delta Q rimane dall'altra parte, D va a moltiplicare delta Q e lambda S delta T invece vanno di sotto dall'altra parte. Ora che abbiamo scritto la formula inversa, non resta altro che sostituire i valori numerici, quindi delta Q è il calore che deve passare, il testo diceva 103 kcal. Eccolo qua, il calore necessario per sciogliere il gelato e portarlo alla temperatura ambiente è 103 kcal. Lo spessore è 0,4 cm e poi gli altri dati li abbiamo detti prima. Quindi andiamo a ricopiare i numeri qua. 103 al posto di chilo scrivo 10 alla terza, cioè 1000. Al posto di calorie scrivo 4,186 joule. Questo è lo spessore 4 mm portato in centimetri. Questo è il coefficiente lambda di conducibilità termica, dove al posto di watt ho scritto joule al secondo e al posto di metro ho scritto 100 centimetri, in modo tale che poi i centimetri mi si semplificano con l'area S, 450 centimetri quadrati, e
E infine ricopio delta T 45 Kelvin di gradiente termico. Quindi tutte le unità di misura vanno via, i joule vanno via, centimetri, centimetri quadrati, centimetri vanno via, i Kelvin vanno via, l'unica unità di misura che rimane è questo secondi che torna al numeratore, e infatti stiamo calcolando il tempo in secondi. Dopodiché basta moltiplicare i vari numeri: 103, 1000 per 0,4 fa 400, 4,186 l'ho ricopiato, 0,024 l'ho ricopiato, 450 diviso 100 ho scritto 4,5, 45 l'ho ricopiato, il valore di tutto questo calcolo è 35.486 secondi. Il problema è finito, quanto tempo l'abbiamo trovato, basta portarlo adesso in ore. Divido per 3600 i secondi e trovo le ore, 9,857 ore. Separo la parte intera, il 9, dalla parte decimale 0,857, in modo da avere le 9 ore più la frazione moltiplicata per 60 minuti mi dà i minuti. Quindi la frazione 0,857 ore corrisponde, moltiplicando per 60 minuti, a 51 minuti. Quindi il risultato finale è 9 ore e 51 minuti circa. Dunque, se non vogliamo utilizzare i minuti, il tempo che ci mette il calore a portare il gelato a temperatura ambiente è quasi 10 ore, 9,9 ore quasi. Il risultato che era scritto qui era 9,4 ore, ma il motivo è che quando si va in internet a cercare il coefficiente di conducibilità termica del contenitore, della plastica o del polistirolo, in questo caso si possono trovare valori leggermente diversi. Per esempio, se uno trova 0,025 al posto di questo valore qui, il risultato del tempo impiegato si avvicina di più a 9 ore e mezza. Precisamente con 0,025 il risultato viene 9,6 ore. Quindi la non perfetta coincidenza tra il risultato atteso e il risultato che abbiamo trovato noi dipende esclusivamente dal valore di conducibilità termica che abbiamo trovato in internet, che sono valori che possono risultare leggermente diversi.